Benvenuti alla 78ª puntata di Pillole da Montecitorio, la settimana che va dal 15 al 20 febbraio 2010, settimana che, dobbiamo dirlo, è segnata da una vittoria dell'opposizione, in particolare su un provvedimento di particolare delicatezza, che è quello che riguardava la protezione civile, ma vittoria dell'opposizione che, come ha sottolineato nella dichiarazione di voto finale sul provvedimento Dario Franceschini, capogruppo del PD, è anche una vittoria del Parlamento, perché sicuramente fa in modo che almeno in questa occasione il Parlamento torni ad avere la sua centralità nelle sue dinamiche normali. Ma andiamo per ordine. Abbiamo cominciato martedì con la discussione generale e poi il voto su sulle mozioni che riguardavano la situazione nel Congo e poi su una ratifica di un trattato internazionale. Mercoledì si doveva cominciare il decreto legge, appunto, che riguardava interventi sulla protezione civile, che se noi pensiamo al dibattito politico che avrete seguito sui giornali, si incastrava certamente con le vicende giudiziarie della protezione civile, ma anche con alcune scelte politiche del governo sulla protezione civile. In particolare il tema di fondo era la volontà del governo di trasformare la protezione civile in una società per azioni, alle dipendenze sostanzialmente della Presidenza del Consiglio. Un dibattito politico acceso, le opposizioni tutte insieme hanno chiaramente detto che avrebbero usato ogni iniziativa parlamentare per impedire che questo decreto con questa norma venisse approvato. C'erano altre cose che non andavano bene, c'era non volontà di separare i grandi eventi dalle emergenze, c'era un altro lodo, come dire, a protezione giudiziaria che prevedeva sostanzialmente che non si potessero per più di un anno intraprendere azioni giudiziarie penali e anche civili in riferimento ai commissari per i rifiuti in Campania, ma poi con una possibile estensione interpretativa avrebbe potuto riguardare anche altre città. E poi c'era l'utilizzo dell'ordinanza di protezione civile, cioè di quel sistema che consente di bypassare moltissimi controlli da applicare anche al piano carcere. Insomma, c'erano tutta una serie di cose che non solo non piacevano, ma che l'opposizione riteneva assolutamente negative. Minaccia di una battaglia dura che ha portato a uno scontro frontale in Parlamento, che ha visto la maggioranza prima tentare di fare i muscoli minacciando la fiducia e minacciando tante altre contromosse dal punto di vista parlamentare, ma che poi alla fine, visti i tempi anche di conversione di questo decreto, ha dovuto cedere e alla fine l'opposizione ha ottenuto, oltre all'eliminazione della previsione di trasformare in SPA la protezione civile, che sicuramente è stato uno degli aspetti fondamentali, anche l'eliminazione di quell'articolo che prevedeva appunto il cosiddetto scudo giudiziario nei confronti dei commissari per i rifiuti. In più l'opposizione ha ottenuto che il governo non mettesse la fiducia, perché in questo caso veramente si sarebbe andati alla settimana prossima con il rischio di non convertire questo decreto in tempo, tenendo conto dell'affollamento che nasce dal fatto che c'è un altro decreto che scade la settimana prossima, che è il mille proroghe, al quale pure il governo è molto legato e che vedremo poi la settimana prossima prevederà un'altra battaglia da parte delle opposizioni. Morale della favola, si è andati avanti nella giornata di mercoledì con la discussione generale in cui sono intervenute decine e decine di deputati della opposizione, in particolare del Partito Democratico, e poi giovedì il governo ha annunciato appunto che non avrebbe messo la fiducia e si è cominciato a votare tutta una serie di emendamenti, una quarantina ne aveva lasciati l'opposizione, e poi una serie di emendamenti presentati dalla Commissione, in particolare per adempiere alle previsioni e alle condizioni poste dalla Commissione Bilancio sulla copertura finanziaria di questo provvedimento. Dicevo, comunque, nella giornata di giovedì si sono votati tutti gli emendamenti e poi venerdì mattina ci sono stati l'esame e il voto sugli ordini del giorno, e poi a 1:30 c'è stato il voto finale sul provvedimento. Ma appunto, nonostante l'opposizione abbia ottenuto alcuni punti importanti di modifica di questo provvedimento, il giudizio sul provvedimento è rimasto assolutamente negativo e ha portato a un voto contrario dell'opposizione. Il governo, ovviamente, con la sua maggioranza presente in massa in aula al momento del voto, ogni tanto si rivede anche il Presidente del Consiglio, che in questa occasione era presente, ha ottenuto il passaggio di questo provvedimento. Ora, il tutto si sposta la settimana prossima sull'altro decreto a cui faccio riferimento, che è quello sul mille proroghe. Anche qui vedremo, ci sta un'iniziativa
un appello firmato in modo bipartisan da circa 350 deputati di maggioranza e opposizione per chiedere che siano ripristinati i fondi che erano stati tagliati per i giornali di partito e per i giornali in cooperativa. Quindi questo sicuramente potrà essere uno dei temi di mediazione per la battaglia sulle mille proroghe, ma ovviamente di questo vi parlerò la prossima settimana. Da lunedì comincia la discussione generale e il provvedimento deve essere approvato entro giovedì. C'è la minaccia già di fiducia, ma come abbiamo visto, quando l'opposizione è ben organizzata, sicuramente anche questa è un'arma un po' più spuntata da parte del governo. Vi farò sapere, per il momento è tutto, una buona giornata.